Ecco, come possono danneggiarci invece tutte quelle sostanze che ci servono poi per riusare e rimettere a nuovo un oggetto, dottore? Allora, il riuso è sicuramente un fatto positivo. Positivo, infatti noi... Non c'è dubbio. Quello che bisogna avere attenzione è nell'utilizzazione comune, come in tante vicende, a tante attività che svolgiamo, perché l'utilizzazione di colle, soprattutto queste colle così in cianacrilato, che possono eventualmente danneggiare la pelle, se cadono sulla pelle difficilmente vengono eliminate, e stare attenti ai solventi che possono essere utilizzati comunque pitturando, volendo poi levare la pittura, e i solventi eliminano troppo lo strato lipidico che ricopre la nostra pelle, che è un aspetto fondamentale per la protezione della pelle, e quindi possono provocare dei fenomeni di dermatite irritative. Quindi primo consiglio è proprio il guanto monouso, forse, e poi ci arriviamo. Il guanto monouso può essere una soluzione per evitare il contatto con una serie di sostanze potenzialmente irritanti. Va bene, tra poco ci arriveremo e faremo anche qualcosa di... Però i nostri strumenti sono le mani, e quando ci si attacca, rimaniamo con le dita attaccate, tantissime volte vi sarà capitato a casa, di quella colla che non si stacca, che cosa dobbiamo fare? Non rimanere così, ma la cosa migliore è cercare di evitare anche di utilizzare solventi che possono aggiungere danno al danno. Ecco, bravo. L'utilizzazione di acqua tiepida e sapone è l'approccio migliore per poter affrontare e risolvere il problema nella maggior parte dei casi. Queste colle si attaccano e provocano un fenomeno di disepitelizzazione, cioè staccano la parte più superficiale della pelle, che poi si rimargina facilmente. È un'ustione, professore, non... È come se fosse un'ustione molto superficiale. Come se fosse un'ustione molto superficiale, quindi l'acqua e il sapone riesce a risolvere il problema. L'applicazione poi di una crema, banalmente, eventualmente antisettica, facilita la guarigione. Quindi crema antisettica, prima solo semplice sapone, sì, e pazienza anche in questo caso. Perché facciamo ordine in casa, quindi questa è un'altra grande cosa. Professore, i guanti monouso probabilmente sono la prima cosa da utilizzare. Lei è già esperta, può anche non farlo, però a casa... Certo, a casa vale la pena di utilizzare dei guanti monouso. Ovviamente bisogna stare attenti se si utilizzano solventi, perché se i guanti monouso sono molto sottili, sì, e se si applicano dei solventi sul guanto, il guanto può essere danneggiato. Quindi va valutato il tipo di attività che si sta svolgendo, o se si utilizzano fiamme o, non so, colle a caldo. Questo potrebbe dare dei problemi sull'utilizzazione dei guanti a monouso, ovviamente. Ecco, a proposito di colle a caldo, sicuramente per Natale poi soprattutto si usa tantissimo. Cos'è? Sì. Che cosa usate? Il silicone? Quello... Si usa la colla a caldo, colla che a caldo, è un composto resinoso, sì, che viene fuso attraverso una pistola. Si è mai scottata? Molte volte. E cosa ha fatto? Vediamo se ha fatto giusto. Sotto l'acqua di corsa è un piantino. È un piantino, no? Allora, professore, prego. Certo, sicuramente sotto l'acqua fredda, ma anche il ghiaccio, perché colando la colla calda intanto bisogna raffreddare la sostanza che è arrivata sulla pelle. Quindi l'acqua fredda, il ghiaccio, che raffreddano la temperatura della colla e raffreddano anche la parte di pelle, di cute. Questo è importante perché riduce la reazione infiammatoria che si viene a creare. Poi ovviamente lavare con acqua e sapone ed eventualmente applicare un po' di crema cortisonica. Ah, crema cortisonica, certo, in questo caso, giusto? Dermatiti, una malattia della pelle molto frequente proprio da dermatite, che può insorgere da contatto con particolari materiali, li abbiamo già elencati, colpisce il 24% della popolazione con arrossamento e infiammazione della pelle. Quali sono le categorie a rischio e quali sono i materiali nemici, o i metalli anche, parliamo di metalli, nemici della pelle? Abbiamo parlato pochi giorni fa, tempo e denaro, di invece tessuti, adesso parliamo di metalli e anche di questi strumenti o comunque colle, prego. Diciamo che le grandi categorie in cui vengono divise le dermatiti, i processi infiammatori, sono le dermatite allergiche o quelle irritanti. Sì. La dermatite allergica, la causa più frequente è l'allergia nei confronti dei metalli, il nichel, i prodotti di bigiotteria, e quindi ovviamente il le donne. Nichel, quindi attenzione, poi altri metalli, per esempio il cobalto, ma i piercing, quelli che si fanno adesso i giovani dappertutto, attenzione. Sono quelli che facilitano l'insorgenza dell'allergia. Se quello che si applica comunque non è ben formulato, può rilasciare del nichel che induce un fenomeno di sensibilizzazione allergica. Va bene, noi ce la faremo, intanto abbiamo tutto.